Bella, frate. Sono ritornati a Maiorca, frate, come vedi. Oh, mi piace sto posto, lo sai. Mi sento bene a Maiorca, frate. Ecco i cagnettinos. Allora, sto tornando a Palma Noia per prendere il manzale dei cagnetti, ok? Che sta all'ufficio postale. Vediamo se c'è qualche altro pacchetto. Ah, lì a Fuerteventura, frate, poi ti racconto, ok? È andato tutto alla grande, sono stato servito e riverito, sono stato accolto molto bene. Il proprietario è stato di una grande, grandissima ospitalità. È stato molto ospitale, frate, ok? Veramente, veramente ospitale. Ho mangiato quello che volevo io, ho bevuto quello che volevo io. Pesce, verdure, vino, bevande, rum, sigari. Ho fatto il signore, frate, ok? Ho fatto il signore. Perché io sono un signore, frate. Signori si lascia e non si diventa. Vabbè, sono appena andato via da casa dei Sagomine e ho preso il campero e i cagnetti, ok? Vabbè, i video li vedrai presto, frate. Sto ancora a lavorare, ok, sui video. Uno al 90% è fatto, e il secondo sta al 60%, e il terzo è solo un'idea per adesso, ok? Sono tre video. Allora, per quanto riguarda guadagni, non ho guadagnato niente, frate, ok? Niente. È stato, ripeto, una specie di work away. Non ho voluto guadagnare niente perché non era... E che non mi interessava fare i soldi, vedi? Ho voluto investire il mio tempo, la mia esperienza, il mio fare per il futuro, ok? Non ho voluto guadagnare niente, ripeto, di proposito, perché più importante per me era l'esperienza, mettere in pratica ciò che io so fare, cioè mettere in pratica la mia conoscenza, fratello, my connaissance. Oh, ieri calcola Ryanair, alla fine l'ha visto poi dal live, ci hanno cambiato il gate tre volte. Prima era C36, poi C42 e poi D di Domodossola 62, che stava proprio giù. E quindi vedevi sto gruppo che si muoveva da un gate all'altro, ok? Però devo dire, Ryanair, secondo me, frate, Ryanair conviene fare, pagare quei extra 10 euro, 8 euro, 12 euro, priority boarding, frate, ok? Priority boarding in pratica sono quelli che salgono per prima sull'aereo, ok? Che fa fila. Quindi immagina ieri quelli che non avevano neanche il non priority, però che tipo fa il check-in online, bla bla, quelli salgono per ultimo, sai lo stress. Quindi io credo per 8 euro in più io ho pagato 10 euro per il priority boarding, ok? Che te scegli il posto in pratica te e sali per primo. E dalla fila dall'1 al 7, mi sa. E stai davanti, che cosa è importante, cioè davanti, se non fai questa cosa di priority boarding, ti danno i posti quelli all'ultimo. E all'ultimo se sta veramente veramente male, perché quando l'aereo atterra senti il botto proprio non conviene. Conviene pagare un po' di più. Priority boarding, fratello. Oh, Dragon Ball si è acceso subito, al primo colpo, fratello. Oh, Palma Noia. Sono arrivato a Palma Noia, fratello. Oh, cioè uscire comunque da Maiorca, cioè la cosa che sono uscito, no, fuori, mi fa apprezzare ancora di più este sitio, ok? Perché adesso è come se, sai, fosse la prima volta che lo vedo, o come se fosse passato chissà quanto tempo, ok?
Solo 12 giorni, fratello. Dossa e Dia, c'è un sacco di vento oggi, me lo sono portato io da Fuerteventura. Comunque ripeto, fratello, non ho fatto la cosa per i soldi perché non è la cosa più importante i soldi, fratello. Vedi? Non si possono fare le cose con filtro soldi. Non si possono fare le cose perché così guadagni tot. E non si possono fare le cose in base a quanto, vedi, se è 2000 allora il lavoro di un certo tipo. Se invece sono 1000 allora te lo faccio, vedi, non puoi, parlo per me, ok? Parlo a me. Cioè io non faccio le cose per il dinero. Faccio il vlog perché mi piace fare il vlog, faccio i video perché mi piace fare i video. Non è per i soldi, però poi il resto arriva, vedi, le opportunità per viaggiare, le opportunità per fare altro, le opportunità, vedi, non è per i soldi. Quando fai qualcosa perché ti piace, perché ami fare quella cosa là, non importa quanto guadagni, 1, 10 o 100, il metodo, vedi, la cosa è sempre la stessa. Non è che se mi avessero pagato in questo posto avrei fatto un lavoro migliore, non credo. Quello c'era da filmare, non è che con 10.000 euro in tasca cambiava il posto, ok? Il posto è sempre quello, ok? Avrei filmato le stesse cose comunque. Ci avresti avuto più motivazione? No, perché qua si tratta di creare un qualcosa di straordinario, del limite del possibile, ok? Con quello che hai a disposizione, questa delle camerine e l'attrezzatura in generale, ok? Quindi uno dice un sogno realizzato, questo qua no, realizzato significa che sei già arrivato da qualche parte, ok? Questo è un sogno che continua, fratello, è un sogno che continua con le sue dovute e giuste pause. Altra domanda, ero più felice a Fuerteventura? No, fratello, non è il posto che ti rende felice, non è, vedi, penso a quello che fai, è quello che fai, fratello, ma forse neanche quello, è come lo fai, perché lo fai, no? Il perché è importante, perché fai quello che fai? Perché ti piace o perché ti fa comodo? Così ti puoi comprare le cose o non so. Quello dico, fratello. Ma chi sono? Chi sono? Chi sono? Azzorne, azzorne, frate! Sono le 3, frate, mangio una cosa al volo e faccio la prima pennica al camper dopo tanto, tanto, tanto tempo, ok? Oh, come cambiano le cose, eh? Ieri stavo al ristorante che mi servivano, no? Servito e riverito, oggi invece mangio direttamente dalla padella, ok? Allora, c'è solo questo al camper da mangiare, ad andare a fare la spesa da Mercadona, quindi c'ho le olive, le uova, il pane arabo qua e basta. Non credo che l'esperienza lì sia così speciale o meglio di questa qua. Non penso che mangiare al ristorante che ti serve non è meglio di questo qua. Capisci? Ci sono i pro e i contro comunque, in tutte le cose. Questo anche è fantastico. Cioè sto qua vicino al parchetto, frate. Faccio vedere. È stata paura, frate, non so come spiegarla questa cosa, è stata paura, io sto da paura pure qua, non è che manca adesso lì, dico ah come stavo bene lì, invece qua, non è cambiato niente, questa è una bella cosa, non è cambiato niente, perché lì ho fatto come mi pare, quindi lì ho fatto come mi pare, dalla mattina alla sera, anche qua faccio come mi pare, dalla mattina alla sera, quindi non è cambiato niente, frate.
frate, ma che mi mandi, frate? Ah, fighissime, grazie, frate. Allora, sti pacchetti cinesi, non so chi li manda, chiunque tu sia, thank you. Questo invece lo manda Mirko, grazie, frate. Frate, il dinerite mi ha mandato, quanti so? Ammasse, million dollar bar, frate. Thank you! Ma chi sono, musine di tefe? Non si mangia! Grande! Oh, non sono mai stato a Key West, mannaggia me, stavo a South Beach, Miami, ma non sono mai andato a Key West, ma mi ha regalato la maglietta, bel regalo, frate, veramente un bel regalo, guarda! È stupenda il colore anche, grazie frate, grazie a tutti voi, al gruppetto Florida. Questo pacchetto viene da Luca da Piacenza, grazie frate. Quindi capito frate, pane e pomodoro tutti i giorni, riso in bianco e patate tutti i giorni. Okay. L'importante è che continui a fare come mi pare, quando mi pare, davanti a chi mi pare, vedi? Perché io faccio sempre. No, è vero, cioè, grazie a Dio, vedi, sono fortunato che faccio quello che mi pare tutti i giorni, ok? Madonna, si è pesante questa cosa. Grazie, vedi, salamine. Il salamino Rocchetto. Salamine tese tese. Ma grazie, che emozione, grazie, guarda. Grazie mille, Giorgia e Mattia e Marco, grazie mille. Frate, grande! Madonna! 8 pezzi flessibile ranch set, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Grazie, frate, grazie, che bel regalo! Che bel regalo, guarda che fighi! Le chiavi a cricchetto! Cri cri cri!